Amici carissimi dell'Umbria Verde di Giada, salve a tutti. Di nuovo insieme con l'eccellenza sport, il tiro a volo. In mia compagnia ho il presidente Giuliano Proietti, presidente del TAV Umbria Verde qua nella bellissima Massamartana. Oggi 31esimo campionato d'inverno 2019, Regione Umbria, Piattello, Fossa Olimpica. Ora ci spiegherà con le sue chiare parole il presidente di queste tre belle giornate. Sì, preso il via ieri il 31esimo campionato regionale Umbro d'inverno, che ci porterà tra l'altro queste 10 gare che faremo qui a Umbria Verde, a Cascata, a Foligno e a Trasimeno, alla finale del campionato d'inverno che quest'anno viene disputata sui nostri campi di Umbria Verde. Di questo ne sono molto orgoglioso. Il campionato come si svolge? Le tre giornate di oggi, ieri e domani è una gara a 50 piattelli dove le società dell'Umbria iscrivono i propri tesserati e si gareggia per conquistare più punti possibile per poter accedere alla finale nazionale. Giuliano, in queste tre giornate tre sponsor ne hanno fatto parte, ne vogliamo parlare? Lo sponsor, io tengo molto a questa parola sponsor, perché? Perché vivo delle realtà, una tra le tante è quella di Gualdo Tadino. Gualdo Tadino non ha il campo di tiro, però io con alcuni altri amici appassionati di questo sport abbiamo tenuto in piedi una società che è centenaria ormai, che è il tiro a volo Gualdo Tadino. Non avendo il campo, Giada, che succede? Non hai introiti, non hai moneta che ti passa alle mani. E allora che succede? Succede che quando devi andare a fare una trasferta a Lonato, a Montecatini, a Bologna, dove sia, hai bisogno di soldi. Ora che succede? Nella piccola realtà di Gualdo, come credo in altre piccole realtà d'Italia, ci autofinanziamo. Questo autofinanziamento non basta. Allora che succede? Andiamo a cercare dei piccoli sponsor che ci danno un aiuto. Ma quello che è bello dello sponsor nello sport, l'importanza che io vedo è che lo sport è un volano per i giovani, e chi investe nei giovani investe in un futuro. E cosa succede? Succede che se noi aiutiamo il tiro, io adesso faccio l'esempio del tiro a volo Gualdo Tadino perché è una realtà dove io vivo e dove io porto avanti questo discorso. Se questa società non esisteva, dei ragazzi o dei giovani che vengono a Umbria Verde, vanno al tiro a volo Appennino, vanno al tiro a volo Foligno, non potevano sparare perché nemmeno forse lo conoscevano. Invece con il passaparola, con questo, quell'altro, riusciamo a tirare avanti. Questi sponsor che adesso per esempio aiutano la società di tiro a volo Gualdo Tadino, che uno è M-Auto, c'è Scarpilandia, c'è Stockhouse, diverse piccole realtà con piccole cifre ci permettono di andare avanti. Adesso è subentrato un altro bello sponsor che è Flavio Casciarri, un colosso delle officine, diciamo. Perché lo sponsor? Parlo dello sponsor perché io credo che se M-Auto mi aiuta, io voglio invitare i nostri tiratori, i nostri amici ad aiutare M-Auto. Per cui io quando dovrò comprare una macchina sicuramente andrò da Emanuele. Stessa cosa succede per Scarpilandia. Chi è del settore, chi è che spara al piattello? Ma non solo, io quando vedevo, adesso faccio un esempio, Vitacraft sponsorizza il Perugia, io compro la roba di Vitacraft perché il Perugia calcio c'ha la squadra dei ragazzi, dei giovani, per cui chi aiuta lo sport deve essere contraccambiato da noi sportivi in primis ad acquistare i loro prodotti. È questo che mi fa bello dello sponsor, che dobbiamo tutti insieme contraccambiare a chi ci aiuta. Loro aiutano noi dobbiamo aiutare loro. Benissimo Giuliano, quindi
Noi cercheremo di valorizzare il più possibile il TAV Umbria Verde. Che cosa chiediamo ai nostri telespettatori? Il connubio fra sponsor e sport. Lo sport è tutto, quindi il tiravolo è un'attività, uno sport all'aria aperta che lo possono fare tutti, dai bambini ai grandi, quindi avvicinatevi. Le iscrizioni del 2019 sono aperte, quindi Giuliano Proietti, che ne è il presidente, vi aspetta qua in questa sede a Massa Martana. Viva la Federazione FIDAV, Federazione Italiana Tiro a Volo.